Ebbene, amici fratelli della congrega, sulle note musicali del grande Filippo che sta oltre le colline, vi leggerò colui che stava in merito, colui che stava dietro le montagne. Siamo già partiti male? Partiamo con la voce di Phil Collins, There Tonight. Ora basta essere scherzoso. Oggi esce Wolves. La mia recensione sarà presto pubblicata. Fu da me scritta dopo aver visto questo film. 2 settimane fa, chissà. Facciamo un po' di più. Io sono Mr. Wolf. Risolvo i vostri problemi. Sono un uomo alla Pulp Fiction. Sono il genius pop. E oltre a essere Harvey Keitel, questo masterpiece, epocale di Quentin Tarantino e rivoluzionario, mi sdoppio, anzi mi triplico, in Brad Pitt e in George Clooney, con la voce da Francesco Pannofino voglio recitarvi un mio capolavoro letterario, ma anche cinematografico. E poi ballerò con Filippo. Quindi basta con le vostre filippiche. Non ne conoscete il significato. Recatevi su Google, digitate filippica e se non imparerete bene il significato, riceverete le mie filippiche, anche le mie invettive, le mie grida da bestione, vi sgriderò, la farò, carico di odio, basta, basta. Poi ballerò sulle note di questa canzone e fra poco leggerò. Ricevete il sussidio. Cosa ne pensate di uno psicopatico straordinario di Batman? Perché lo è. No, Patrick Bateman, che fu interpretato da colui che incarnò Batman nella trilogia di Christopher Nolan. Sussidio. Allora, uomini, ragazzi che studiate ancora col sussidiario. Allora, sinossi miasi, la pioggia scendeva, questo è un estratto ammirato. Scendeva intanto ancora più robusta e rompendo come un fiume arcano di magmatica incandescente lava esoterica, la lava può essere esoterica, a bagnare un ciar d'acqua gelata i loro volti contorti da smorfie spaventevolmente estasiate. Un classico intramontabile della cultura pop e fantastica, rielaborato letterariamente per forgiare di vigorosa lucentezza la nostra immaginazione, irradiarla di nera angoscia nei tetri antri. Dei nostri sognanti cupidi meandri, meandri. Sono scarpe Nike e Nike, no, Tom Nico. Parte la volta dell'Isola del Teschio assieme a un bizzarro regista, alla sua troupe e alla bellissima Michelle Mabel. Michelle Pfeiffer, no. Allora, in un viaggio avventuroso in cui si imbattono, imbatteranno, uomini, battetevi per qualcosa. E battete sul cuore, amò, di King Kong, amò del grande Matthew McConaughey di The Wolf of Wall Street. Un cameo che vale il prezzo del biglietto. Nel suo annus mirabilis vinse e sconfisse proprio Leonardo DiCaprio, candidato per i suoi discorsi, con Dallas Buyers Club. E mi sono già perso Dallas Buyers Club, vabbè, lasciamo perdere. Qualche rifuso, qualche imbroglio mio lessicale, imbroglioni, e Rascal, no? La Méconnaissance, in True Detective, sarà citato e come. Un uomo eccitante, ma anche inquietante, un uomo perturbante le coscienze dei nani piccolo borghesi. E arriviamo a Reginald Wood, e adesso i German, du, come dicono i miei, qui, allora. Si battono in un'incredibile creatura, nel faraone, un essere creaturale, ancestrale, attorniato dai selvaggi perché vicino di casa. Se qualcuno prova a varcare la soglia del portone per incontrare questo bestione, si trasformano in quelli lì. Oh, che fate? Sì, non dovete disturbare perché i vicini vanno a dire che io sono un tipo un po' particolare. Un dio titanico preistorico, ardentemente desideroso di ghermire la sua stupenda preda. Nella foresta illibata,
farò anche prelibato, udite il rumore di fondo. Scusate. Bagnette, bagnette. Una spasmodica caccia disperata al mostro, re incontrastato di una natura selvaggia. Ma c'è sempre qualcuno che deve disturbare. Poi ti dicono, ma vivi tranquillo, vivi tranquillo. Date dei tranquillanti a questi esseri disturbanti. Dai. Capitolo 12. Ma che c'entra con King Kong? È un pezzo poetico, la falotico. Dovete leggere questo libro e accattarlo! Allora? Io sono sempre stato disturbato nella vita, disturbato. Dagli altri, dagli altri. No, voglio isolarmi. Una notte senza dubbio eccentrica, sì. Per definirla così, la notte può essere eccentrica, perché in un certo senso è un essere, diciamo, animato, no? Voi che amate i cartoni animati e siete poco animosi anche con le donne, regalate loro le mimose, anche se non è la festa delle donne. Notte particolare di cui avrei serbato grande vivido ricordo sino a ora, che è canuto, sì sì, poi ci sono gli haters, io sono giovanissimo, e distorcono la mia figura, però basta. Cristo, andando a dire, dovrei avere martire di aprire e picchiare, ecco, basta, che sarei vecchio io, no, Canuto perdo memoria, anche il pelo, e poi ci sono questi cattivoni, no? Perdono il pelo e non il vizio, dei lupetti, no, wolves, plurale di wolf, wolves, lupi solitari. Di tante cose, il sole quella mattina splendeva giocoso, alto di suo focoso alito, alto di suo focoso alito, e colorava nei suoi raggi mutevoli basta, riniziamo. Una notte senza dubbio eccentrica, si potrebbe definire così. Notte particolare di cui ho riservato grande e vivido ricordo, sino ora che Canuto perdo memoria, ahimè, di tante cose. Il sole quella mattina risplendeva giocoso alto di suo focoso alito e colorava nei suoi raggi mutevoli di vivacità quel nostro essere turisti immersi in un viaggio incredibile. Sessi da un personaggio di fantasia creato dalla mia fantasia, ovviamente. Voi siete poco fantasiosi. Sessi passava il tempo a rileggere la sceneggiatura di tanto in tanto, molto spesso, dire il vero, sorseggiava whisky, riempiendo d'alcol poco soffice la sua lauta panza che si abbronzava in bella vista del suo robusto torso nudo e vero tondo. Mentre Michelle esponeva in bikini aderentissimo le sue forme magrissime ma tondeggianti, insaporendo di dolce erotismo i nostri ormoni da ormoni un po' annoiati che trangugiavano apatia, aspettando oramai soltanto di giungere a lieta destinazione. Giornate che trascorsero tranquille, beate, madide, di fresco, una scrittura, abbiamo detto, molto lirica, di fresco piacere della vita, seppur assaggiata con lentezza, da menestrelli dei nostri sogni di gloria, da uomini così fieri di tanta gustosa letizia, anche un po' leziosi per come, quasi da poeti decadenti, diciamo, nel girovagare svagato dei nostri pensieri pigri, ammiravamo celestiali tramonti accesi e rossi, udivamo il flebile rumore pacato del mare, che poi repentino s'animava in burrasche, frangendosi a prua dei nostri animi pacifici e affatto burrascosi. Mi ricordo una conversazione che vi con Michelle, ma arriviamo. Ecco. E Cristoforo Colombo interpretava grande Jean de Bazier, un grande film, ma sono guardati, diciamo, gli scatti, 1732, dice, terra, 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 uomini terrani, uomini terrestri, un sogno, e ora di nuovo la terraferma, una riva che avvicinandosi, e loro si avvicinarono alla riva, pareva bianchissima, sormontata da monti boscosi di fittissima vegetazione, mentre la sabbia brulla giaceva incontaminata fra selvatici arbusti rossicci e scaglie di pietra sottile, come lapislazzuli, dal bagliore color diamante puro, a prua di questo, sempre prua di questo nostro sogno, ora giunto all'agognato ambiente.
pianta, forse solamente all'inizio di un incubo maestosamente nero, come un grido nudo nella notte più atrocemente sibillina. Il sonno, per tutta la mia vita, sono voluto approdare a tale agognata meta. La mia intera vita, credo, a ragion di logica, proprio io che della vita sono studioso impertinente, spero un affinato esploratore, è stata segnata dal tormento di trovare una ragione salvifica che mi appeverasse nella fonte lucente del sonno. Andiamo avanti tra sogno oggi al nome di quest'isola, l'isola del Teschio. E mentre la nostra lussuosa imbarcazione ormai era prossima alla riva ed era lì lì per ormeggiare nel suo riposo, dopo tanto aver sudato, sì, anche la nave si anima e deve essere animato nel turbolento fluttuare tra le onde. Un profetico ma sinistro miraggio squartò la mia anima e avvertì un profondo brivido scotere alle mie vene, che poco prima si erano estasiate e ora erano di colpo terrorizzate da qualcosa di indistinguibilmente minaccioso. Che ferì la mia momento, la mia momentanea baldanza e quella luminosità che quel fantastico viaggio m'aveva profuso in questa estemporanea vita del viverla davvero da festante sognatore. Basta con questi esseri disturbanti. Inoltre ora, da più vicino, si poteva spaventosamente, da più vicino ai vicini, si poteva spaventosamente ammirare quell'immensa coltre di nube rappresa nell'aria. Aria che volteggiava galleggiante vicino al sole focoso di quella mattinata bagliata. Allora cantiamo, balliamo con il mio cenaretto, il grande Focomons, tutto balletto, come sarà la farò, comunque rivolgete i ragazzi all'istituto ebetico, come si chiama? Santa, e date al farò quel che è del farò, ragazzi, date a Cesare, ragazzi. Andiamo allora con su. Il farò un trasformista come Christian Bale. Su, Dio. Ma no, facciamo come le ballerine. Su, Dio. Stanno scivolando, visto che è prontezza dei riflessi. Sono andato un po' fuori tempo. Un'altra volta, su, Dio! Accattore! Su, Dio! Su, su via, dai! Thank you.
Stop.